Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono sempre Mennoz, lo zio Mennoz. Che vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, di lasciare un mi piace e di lasciare un commento per dove mi chiedete consigli, più nello specifico nei vostri consigli per i vostri ballottaggi. 18esima giornata, penultima giornata di questo girone d'andata di questo 2021. Vi ricordo che si giocherà in questo weekend, si partirà con due sfide il venerdì, si concluderà domenica sera con la super sfida Milan-Napoli, poi prima della pausa natalizia ci sarà un ulteriore ed ultimo, diciamo così, si giocherà di mercoledì per l'ultimo turno di questo girone d'andata. Come detto, si parte di venerdì 6:30 Lazio-Genoa. Genoa, io credo che Shevchenko difficilmente riuscirà, non dico a mangiarsi il palettone, ma ad aprire la calza al Genoa. Sicuramente strafavorita la Lazio in casa contro il Genoa. Del Genoa eviterei quasi tutti i giocatori. Forse Criscito, non si può mai sapere, piglia il Genoa, prende un rigore. Invece per quanto riguarda la Lazio, schierabili tutti i giocatori, compreso il portiere. Salernitana-Inter, vabbè, la Salernitana un po' vicende calcistiche, dopo la scoppoleata a Firenze ormai la Salernitana non c'è più, vicende anche societarie, non si sa se farà il girone di ritorno, quindi evitiamo tutti i giocatori della Salernitana. L'Inter strafavorita a Salerno, qui però giocando anche il turno dopo 2-3 giorni si deve rigiocare, potrebbe anche fare riposare qualcuno e Simone Inzaghi, quindi fate occhio soltanto al po' di turnover, però poi per il resto schierabili tutti i giocatori. Atalanta-Roma, uno dei big match di questa 18esima giornata. Si affrontano due squadre che affrontano il calcio a viso aperto. Vedo favorita l'Atalanta, Atalanta in un grande stato di forma, quindi schierabili tutti i giocatori dell'Atalanta, compreso anche il portiere. Per quanto riguarda la Roma, l'Atalanta è una squadra che se è in giornata, e la Roma nelle ultime uscite non è poi così stabile, li fa i gol l'Atalanta, quindi su Rui Patrizio io farei attenzione, come farei attenzione ai difensori. Forse Mancini lo si potrebbe schierare, occhio anche alla mediana della Roma, dovrebbe recuperare Zaniolo, Mkhitaryan, anche se non sta facendo una grande stagione, sicuramente si mettono in questa partita come si mette Abraham. Bologna-Juve, per quello che abbiamo visto nelle ultime partite è difficile trovare una squadra favorita in questi, tra le due. La Juve è sempre la Juve, non vedo tanti gol, quindi sicuramente Szczęsny lo si potrebbe schierare in questa partita. Skorupski, dipende da quelle che sono le vostre alternative. Per quanto riguarda la Juve, è sicuramente una grande squadra, i giocatori della Juve vanno schierati sempre, non si sa se recupererà Dybala. Il Bologna gioca in casa contro la Juve, che non è più la Juve degli anni passati, qualche giocatore del Bologna lo si può anche inserire, vedi, vabbè, Soriano, Baro, Varnatovic sicuramente, ma anche Svanberg e De Silvestri. Cagliari, Udinese, non dico è l'ultima spiaggia per il Cagliari, ma all'occasionissima in casa contro l'Udinese di avvicinare la salvezza. Però il Cagliari offre, a parte forse Marin o Joao Pedro, offre veramente poco per questo fantacalcio. Cragno, dipende da quelle che sono le vostre alternative, ma in casa contro l'Udinese si potrebbe anche mettere. Per quanto riguarda l'Udinese, Silvestri, stesso discorso fatto per Cragno, dipende da quelle che sono le alternative, però non credo possa subire tanti gol. L'Udinese mi piace un po' di più rispetto al Cagliari, offre, vabbè, Beto, non so se qualcuno di voi ce l'ha, io ce l'ho, e De Lofeo si schierano, i difensori si schierano, i centrocampisti li si possono schierare, ma soltanto per assicurarci il 6. Fiorentina-Sassuolo, questa è una di quelle sfide equilibrate, quando sono sfide equilibrate sono schierabili i giocatori di entrambe le squadre. Forse una parolina più
va spesa per i portieri, non aspettiamoci il clean sheet da nessuno dei due, però ovviamente la Fiorentina giocando in casa, Terracciano sicuramente lo si può schierare, consigli in trasferta, valutiamo bene quelle che sono le vostre alternative. Spezia-Empoli, e qui dovrebbe essere in teoria un'altra sfida equilibrata, anche se l'Empoli dopo la vittoria a Napoli è una di quelle squadre che veramente sta raccogliendo tantissimi punti. Barami, Pinamonti, questi qua li si schierano. Sul portiere vicario, Clichita a Napoli è capace che prende gol alla Spezia, però in teoria lo si potrebbe schierare anche in questa partita. Per quanto riguarda invece lo Spezia, non so se avete giocatori dello Spezia, mi auguro per voi di no, però se ce l'avete qualcuno tipo Giasi, Verde, Bastoni, questi qua li si possono schierare. Eviterei sempre il portiere dello Spezia. Sampdoria-Venezia. Sampdoria la vedo leggermente favorita, gioca in casa, deve far punti per la salvezza, schierabile e il portiere e un po' tutti i giocatori della Samp. Per quanto riguarda il Venezia invece eviterei sicuramente il portiere. Coppia centrale Ceccaroni-Caldara, un pensierino lo si potrebbe fare, e ovviamente Aramu, questo qua va messo sempre. Torino-Verona, Juric contro il suo passato, mi aspetto una partita ricca di emozioni e molto combattuta. Il Verona è una di quelle squadre che segna tantissimo, il Torino è una di quelle squadre che soprattutto in casa ha segnato un po' più di tutte, quindi sui portieri fate attenzione, però io di realtà non mi aspetto tanti gol in questa partita. È una di quelle sfide equilibrate, come vi ho detto, quando si tratta di sfide equilibrate, schierabili i giocatori di entrambe le rose. Chiude questa 18ª giornata il big match della sera, Milan-Napoli, una di quelle sfide dove il pareggio non serve a nessuno, una di quelle sfide dove entrambe vorranno vincere, ma veramente entrambe le squadre hanno un'infermeria piena, non si sa chi riuscirà a recuperare per questa sfida. Per quanto riguarda il Napoli, c'ha veramente 12-13 giocatori il Napoli. Mario Rui è in dubbio Zielinski, è in dubbio Insigne, è in dubbio Anguissà, difficilmente, è in dubbio anche Elmas. Sul Napoli io schiererei soltanto i giocatori di qualità, ovvero dalla tre quarti in su eviterei i difensori. Invece per il Milan qualche giocatore in più lo si può schierare, perché comunque è vero che anche il Milan non sta attraversando un grande momento, però gioca comunque in casa davanti ai propri tifosi, quindi qualche giocatore in più del Milan lo si può schierare, anche qualche difensore. Sui portieri valutate bene quelle che sono le vostre alternative. Ospina non è tanto in forma, Maignan comunque gioca in casa. Bene ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, di lasciare un mi piace e lasciare anche un commento dove mi chiedete consigli per i vostri ballottaggi. Ciao ragazzi!